Comunicare il Vangelo con la telecamera è la sua più grande passione. C'è anche padre Jude Tadeus fra i tre missionari più un laico, l'autista, dunque in totale quattro persone rapite in Camerun, missionari figli del cuore immacolato di Maria, meglio conosciuti come Clarettiani. Padre Jude, molto attivo sui social, padroneggia la telecamera, sequestrato insieme ad altri due missionari clarettiani, padre Placido Mungon, anch'egli sacerdote, poi uno studente che era con loro, rapiti da uomini armati lungo le strade del nord-ovest del paese, mentre l'autista li portava in una parrocchia per la messa nella cosiddetta regione anglofona, zona dove anche solo parlare inglese nelle scuole e nei tribunali è vietato dal governo centrale perché è ritenuto una minaccia per l'unità nazionale. Pochi giorni fa un sacerdote del Kenya era stato ucciso nella stessa regione, ma in questo caso resta accesa la speranza per la loro salvezza. In questo momento noi siamo in comunicazione con il superiore maggiore dei claretiani in Camerun. Loro stanno facendo, il provinciale e il suo governo stanno facendo delle trattative per poter avere i nostri fratelli sani e liberi. C'è qualche ipotesi su chi possa essere stato a rapirli? Sì, noi sappiamo, bueno, loro sanno chi sono stati, ma comunque loro dicono di fare un po' di cautela in questo momento perché ci sono ancora delle trattative. Io conosco personalmente al padre Jude, sé che lui è un uomo molto in gamba in queste cose del Facebook, del Twitter, di Instagram. Non resta un altro che la speranza, la preghiera e rimanere accanto al popolo che più soffre in queste situazioni, rimanere accanto a loro.